la musica e i libri. In questi libri noi troviamo la musica, ma qual è la musica che Francesco vuole che si canti? Abbiamo visto aspettate un attimo, ecco qui, abbiamo visto nella regola bollata che appunto Francesco dice ai chierici, i chierici recitino il divino ufficio. Cos'è il divino ufficio? Il divino ufficio è la preghiera giornaliera che prendeva, diciamo, che si articolava su tutto il giorno, a partire dalla notte per arrivare alla sera, e che ancora oggi diciamo, si celebra e si canta in tutte le comunità dei frati, dei monaci e anche nelle comunità dei laici. Molti amano pregare seguendo l'ufficio liturgico. Quindi si tratta di musica liturgica, una musica liturgica che fondamentalmente, nel senso comune, viene ad essere, diciamo, collocata in quello che viene detto canto gregoriano. Ne avrete sentito parlare, qualcuno di voi ha anche cantato sicuramente o l'ha sentito in chiesa. Allora, per questo, ah no, 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 aspettate, aspettate, volevo farvi vedere, ma non si vede questa cosa. Si vede Sì, qualcosa? Qualcosa sì. si vede. Allora, no, questa è una cosa interessante, che se si vedesse bene sarebbe veramente molto bella da vedere. Ci proviamo, ci proviamo. Avevo messo questa diapositiva. Questa che cos'è? È una delle immagini della storia di San Francesco della Basilica di Assisi, quella di Giotto. Ed è proprio l'immagine che narra il presepe di Greccio. Vedete, si vede veramente poco. Qui che cosa c'è? C'è San Francesco con il bambino che lui deposita, è proprio la messa di Greccio, l'istituzione del presepe, è la narrazione. È molto interessante questo quadro, perché ci dà proprio un'idea anche iconografica di quello di cui vi ho parlato poc'anzi. Vediamo se riusciamo a vedere. Avevo preparato, ecco, si vede qualcosa? Poco. Allora, avevo preparato queste immagini in modo che venisse in risalto che cosa? Il crocifisso che sta qui in alto e San Francesco che sta qui in basso. Vedete, le due immagini sono al centro della rappresentazione, quindi sono molto importanti, stanno al centro della rappresentazione. Dal punto di vista iconografico, il centro dell'immagine è sempre molto importante. Però, che cosa abbiamo noi? Abbiamo che in alto c'è il crocifisso e in basso c'è San Francesco. San Francesco che viene testimoniato nella sua massima umiltà, al pari di Gesù bambino che. No? Gesù che decide di incarnarsi e di venire nel nostro mondo, quindi la massima prova di umiltà. E qui c'è in basso, in alto c'è il crocifisso, al centro dell'immagine. Molto, molto importante dal punto di vista la posizione di questi due elementi dell'immagine. Però, se vedete, non si vede niente, ma forse, guardate, facciamo così. Vi faccio vedere l'immagine vera, perché così, ecco, forse si vede un po' meglio.